Ritengo che ultimamente invece i partiti hanno un'importanza, hanno un ruolo fondamentale e quindi ben venga per me il Consiglio Comunale una persona come Cisella che giustamente appartiene ad un partito, appartiene al partito della Lega, al partito del nuovo centrodestra, come hanno detto tutti, sia Falcone e sia Nani Massimiliano. La Lega rinnova le sue cariche ad Agropoli ed entra ufficialmente nelle istituzioni grazie all'adesione del consigliere comunale Gisella Botticchio. Le novità sono state annunciate ieri in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato i vertici provinciali e locali del partito di Matteo Salvini. Il circolo cittadino esce da una fase di commissariamento iniziata all'indomani delle elezioni politiche con l'allontanamento di Giovanni Basile, secondo la base poco critico con l'amministrazione comunale. Dopo mesi di reggenza da parte di Luigi Cerciello è stato nominato coordinatore l'avvocato Ignazio Ardirzio, originario del Napoletano ma da alcuni anni residente in città. Ad affiancarlo la Botticchio, subentrata nell'assise civica al posto del dimissionario Emilio Cianciola, quale prima non eletta della lista Coppola, nata a sostegno del sindaco Adamo. Il suo rapporto con l'amministrazione però è stato sempre conflittuale, tanto da dichiararsi prima indipendente e poi oppositrice della maggioranza. Abbiamo un partito alle spalle che veramente ringrazio Nanni Varsicano, che veramente i suoi consigli. Quindi Agostino penso che lo vedrò ancora più... non dico la parola politica perché forse quella sono io, però ci sarà veramente un inizio, perché le persone sempre a San ogni giorno ci chiamano, si avvicinano a noi, incominciano ad avere fiducia nel rinnovamento, e questo vi ringrazio di avermi accettato insieme a voi in Consiglio Comunale e di fare gruppo come il gruppo che faremo noi. Apprezzato l'intervento di Nanni Marsicano. Io ho creduto e credo fermamente negli uomini come Matteo Salvini, perché è l'unico che è riuscito a darci una speranza, la speranza di rialzare la testa nel Cilento, in questa terra disgraziata ma bellissima, una terra che è stata mortificata per anni, per decenni, per secoli. Noi abbiamo fatto battaglie storiche. Mi ricordo l'ultima, alle ultime amministrative ad Agropoli, quando da solo Agostino Abate si è dovuto scontrare, ha dovuto incrociare le armi della politica con questo sistema politico, scusate il francesismo, di merda. E io che parlai con lui quando cercavamo di raggiungere un'unità sostanziale sui problemi di Agropoli e dell'intero Cilento, per contrapporre un progetto nuovo a questo sistema di potere. Ebbene, fu lasciato quasi solo Agostino.